con Stefano Salieri. Coach, allora, tutto come da programma, vittoria in una partita qua scontata, però altrettanto scontata anche Costa Volpino, che ha vinto e salva. Ora ci sono i play-out contro Moncalieri. Sì, beh, la vittoria penso che non necessiti di troppi commenti, nel senso che abbiamo sempre condotto la partita. Varese è arrivato che era già salva, ha messo un'intensità giusta, però noi avevamo più motivazioni e l'abbiamo portato in fondo, pur però evidenziando il fatto che non siamo intanto in salute, ecco, questo penso che si veda. Paghiamo tanto gli infortuni, paghiamo delle settimane di allenamenti ridotti, e spero che questa sia una settimana che ci consenta di recuperare un po' di energie, un po' di condizione, perché 4 partite in 7 giorni contro una squadra lunga e completa come Moncalieri sono complicati. Che play-out ti aspetti, Stefano? Sicuramente Moncalieri non è quella dell'inizio dell'anno, perché ha smorto a Villani, a giocatori esperti, e una serie lunga che può essere anche una trappola da questo punto di vista. No, sono perfettamente d'accordo. Moncalieri è una squadra non facile da affrontare, perché sono tanto fisici, e questi lo erano anche durante l'anno, dove noi abbiamo vinto 2 partite soffertissime, cioè dobbiamo ricordarcelo questo. L'aggiunta di Smorto e Villani ha allungato a 10 giocatori la rotazione loro, con giocatori anche di esperienza importanti, perché vengono tutti e due da livelli più alti. E al di là di questo, loro hanno giovani che possono dare fisicità soprattutto nel reparto lunghi, e questo noi oggi è una situazione che soffriamo, visto anche le condizioni precarie di alcuni nostri giocatori, in primis di Giacomo, che sta soffrendo molto, anche questo problema al dente del giudizio, dove lunedì probabilmente si dovrà operare. Perciò sarà una settimana ancora complicata. Però, ripeto, io faccio un consuntivo veloce, perché 22 punti per questo gruppo di ragazzi sono secondo me un'impresa importantissima, che rende merito a quello che hanno fatto, alla loro crescita, e adesso andiamo a giocarcela come giusto che sia. Però il loro campionato l'hanno fatto veramente a testa alta. 22 punti, anche il quintultimo posto, no? Che anche in prepartita ci avevi detto che era comunque un risultato che conta, anche diciamo in ottica di uno scenario non positivo dei play-out, di un ripescaggio. Sicuramente questo, diciamo che nel complesso, con tutti gli infortuni e le problematiche che ci sono state, è comunque una stagione più che sufficiente, buona questa stagione. Sì, io questo qui rende per l'organico che abbiamo fatto, per come bisogna ricordarsi da come siamo partiti e per la stagione di sofferenza che abbiamo fatto sotto tutti gli aspetti, è un quintultimo posto che dà tanto, perché la società può sfruttarlo, perché nell'eventualità che i play-out andassero male, sei la prima aventi diritto a un particolare ripescaggio. Perciò questo garantisce alla società anche l'investimento che ha fatto, pur diciamo con dei ragazzi che sono partiti, come dico io, che eravamo dei brutti anatrocoli, e adesso sono ragazzi che sono giocatori che in questo campionato ci stanno bene.